Salve a tutti, benvenuti sul mio canale. Io qua mi trovo davanti alla mia stampante Anycubic, che già ho realizzato alcuni video e invito praticamente a consultare la playlist. Allora, oggi vorrei fare un esperimento. Già conoscete questo liquido qua, perché ho fatto già un video, e vorrei sostituirlo, perché purtroppo c'è un'unica pecca, sebbene funziona bene per lavare i miei pezzi, è il fatto che puzza. Nonostante tutto che io qui abbia chiuso, comunque emana un cattivo odore, è insopportabile qua dentro. Ho visto un po' mia moglie che lavorava con il sapone alga, ha fatto alcune pepite, e vorrei utilizzare il sapone alga in sostituzione di questa miscela. Adesso vado a buttare via questo materiale qui e sostituisco con la giusta miscela alga e acqua. Dopo vi faccio vedere. Prima di buttare via la miscela vi faccio vedere che praticamente continua a trattenere quella che è la resina nel fondo. Questo poi, quando partirà, come avete visto già in un altro video, si noterà parecchio. Vi faccio vedere questo perché in questa miscela qui è presente anche la resina di colore nero, perché ho cambiato anche resina, ho passato dal trasparente al bianco e ho preso anche questo qui, il black, e come potete notare non si nota assolutamente lo scioglimento di questa resina dentro a questo liquido che ho fatto. Adesso vado a svuotare e preparo la giusta miscela. Allora, ho preparato i 4 litri d'acqua, diciamo che trasparente si vede male, ok, qui si vede che sono 4 litri. Ovviamente l'acqua che ho utilizzato è acqua demineralizzata. Ho preso una pepita di sapone alga e vado a introdurlo dentro. Non vado a scioglierlo adesso, preferisco immergere prima il materiale dentro e poi vado ad attivare il tutto. In questo modo risparmio anche corrente. Allora, ci ho ripensato e preferisco praticamente scioglierlo adesso dentro, e perché, visto che ha un notevole spessore, quando andrò a mettere il cestello dentro rischio praticamente di non affondare direttamente completamente il pezzo dentro. Qui adesso lo faccio sciogliere, infatti si sta vedendo che il colore dell'acqua sta anche cambiando, perché per effetto dello scioglimento del sapone. Quando avrò finito di fare la stampa, butto dentro e vi faccio vedere come viene. Adesso ho messo circa per mezz'ora, penso di staccarlo prima, cioè lo staccherò quando poi si finirà di completamente di sciogliersi. Se anche se non si scioglie completamente, basta solo che si riduce il volume, oppure la prossima volta lo taglio più basso e lo metto sul fondo. Ok, procedo a mettere i pezzi dentro. Un po' è rimasto fuori. Vabbè, penso che fosse, si laverà. Farò un altro giro, ok. E avvio. Vedremo fra mezz'ora che cosa è successo. Allora, ho finito, adesso devo passare alla fotosensibilizzazione la cura dei pezzi. Allora, ho ottenuto, ecco qua si vede, no? Ho ottenuto un pezzo completamente nero, senza gli aironi bianchi, e devo dire che l'acqua in questione non sta emettendo odori gradevoli. Questo forse il motivo perché avevo utilizzato l'alcol del bicarbonato, e forse anche il bicarbonato mi lasciava degli aloni bianchi. Va bene, qua diciamo che c'erano degli aloni bianchi dovuto più che altro al sapone che era rimasto attaccato. Con l'uso di uno spazzolino vecchio sono riuscito a eliminare le parti in più, vedete, perfettamente nero e privo di questo qui sotto. Devo ancora finire di pulire con lo spazzolino, però comunque così va bene. Adesso passo alla cura dei pezzi. Quindi penso che utilizzare acqua e il sapone alga sia una soluzione perfetta. Sono passate già diversi giorni, ho lasciato praticamente l'acqua a riposo per vedere se, come nel caso precedente,
la resina andava sul fondo. Allora, come potete vedere, praticamente l'acqua si mantiene opaca a causa del sapone, ma sul fondo non c'è la resina, proprio perché la resina si è disciolta nell'acqua insieme al sapone. E come potete notare, non ci sono bolle sopra sulla parete, quindi non sta producendo anidride carbonica, e anche alzando il coperchio non sento alcun odore di resina. Quindi questa soluzione con il sapone alga è perfetto per coprire, forse anche eliminare, i cattivi odori. Allora, ormai sto utilizzando questo stesso prodotto già da parecchio, adesso ho finito di fare una stampa, devo fare un altro lavaggio, e se vedete il materiale, la resina, non è rimasta del tutto sospesa nel liquido, è andata a galla, e vi faccio vedere praticamente in superficie che cosa c'è. In pratica, volendo, posso continuare ancora a utilizzare questo prodotto e con questa soluzione penso che abbia risolto un po' di problemi riguardo all'inquinare, cioè, vuol dire, non è che non si inquina, però buttare continuamente questi prodotti nello sciacquone, nello scarico, voglio dire, non è che faccia molto bene. Invece posso utilizzare questo prodotto più volte, in questo modo riduco gli scarti e così rovinare l'ambiente.